Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete la location è la stessa, nel senso che c'è questo poster di Gonzalo Higuaín e più o meno riconoscete parte della mia camera, però ho deciso, visto che ho preso un piccolo supporto, di registrare questo video e probabilmente anche altri, in base anche al tempo che ho, chiaramente perché alcune cose comportano più tempo, con il cellulare, che è un'ottima videocamera, soprattutto quella quella posteriore, diciamo così, visto che quella comunque frontale fa 720p, questo qua fa 1080 HD, potrei mettere 4K, ma chi se ne frega, anche perché alla fine sarà 720p, e quindi voglio fare una prova, e faccio una prova presentandovi lo YouTube Steam 3.0, 4.0, ho perso anche il conto, ormai la seconda edizione dello YouTube Steam, la prima con PS19. Per quanto riguarda il PS18, conto che almeno ci sono state appunto due edizioni, visto che ho fatto dei cambi. La prima, quella che ho portato esattamente un anno fa, con la Champions League, e la seconda con il campionato e anche l'Europa League. Quindi chiaramente vado a presentarvi quella che è una rosa che io ho voluto fare prendendo spunto da quello che è stato lo scorso anno. Ho riproposto i giocatori con delle modifiche dovute a peso, altezza, per quelli più piccolini, chiaramente, ma ho riproposto gli stessi giocatori, anche se ho contenuto il numero di giocatori. Come vedrete sono 23. Ho dovuto tagliare qualcuno perché erano una trentina e non volevo farne più di 23, perché poi per quello che andrò a fare, che vi dirò alla fine del video, ritenevo troppi 28-29 persone. E quindi volevo far girare tutti in modo da farli giocare tutti e dar spazio a tutti coloro che hanno in qualche modo prestato il proprio nome, i propri dati anagrafici e così via. Leggo perché l'età mi consente di leggere e di non ricordare nulla. Partiamo dal numero 1, che è il nostro portierone, che viene confermato quest'anno, che è Giuseppe Zebrato, classe 1900 tantissimo, 82, quindi proprio vecchissimo, però è un portiere di esperienza che ci delizierà ancora quest'anno con la sua presenza, dopo che l'ultimo anno ha fatto veramente molto bene, pur essendo un calciatore creato. Giuseppe è veramente un portiere nella sua vita reale, è un portiere, quindi chiaramente ha riproposto il discorso anche per il gioco. Il numero 2 è Carmi Special, che conoscete sicuramente perché è un youtuber juventino appassionato e molto bravo nel fantacalcio, e ha dato la sua disponibilità anche per questa cosa qua. Lui sarà uno dei nostri difensori centrali, con possibilità di giocare anche come terzino destro, e quindi vedrete poi come andrà. Il nostro numero 3 è, per sembianze simile al numero 3 della Juventus, per discorsi insomma tricologici, che è appunto Colpo Gobbo. Il nostro pelatone sardo andrà a ricoprire la fascia sinistra come terzino sinistro, e andrà a prendere quindi quella posizione là, visto che comunque può fare anche il centrale difensivo, è molto più bravo come terzino. Il nostro numero 4 è Football is My Life, che è uno dei youtuber non juventini, quindi il primo di questa lista non juventina, che sarà il vice essenzialmente di Colpo Gobbo, quindi li abbiamo già vicini. E ho deciso di confermarlo perché comunque è una novità rispetto ai soliti juventini, e comunque è un ragazzo che partecipa spesso anche sui nostri social, comunque degli youtuber che conoscete. Numero 5 è Sportivo del Salotto, che è riconfermato anche quest'anno. Sarà il vice di qualcun altro che poi capirete chi, comunque è un mediano, un regista diciamo così. Va quindi a ricoprire quella posizione, una conferma anche per lui dopo le stagioni passate. Numero 6 è il mio amico Ginocchiello, che siamo amici anche nella vita reale, oltre che in quella virtuale, come succede con gli altri personaggi menzionati. E lui chiaramente non c'entra nulla con youtuber calcistici, blogger, ma è un cantautore, e ovviamente porta i suoi contenuti su YouTube, come fanno un po' tutti. Ho deciso di confermarlo perché comunque è quello che mi ha sorpreso di più come calciatore virtuale nel gioco, e l'ho creato bene, diciamo così, quindi merito anche mio, chiaramente. Ed è il nostro mediano, anche se può fare anche il difensore centrale, centrocampista, è un giocatore abbastanza utile in quella posizione là. Numero 7, cambiano i numeri, perché alcuni numeri che vedrete sono diversi rispetto a quelli passati, perché ho deciso di fare la numerazione dall'1 al 23. Un discorso molto nostalgico che andrà un po' a cozzare con quella che sarà poi la competizione che andrò a creare. Solo Mondo Calcio, numero 7, diventa quindi il nostro numero 7 ufficiale, che è un cambio, una svolta importante, perché il numero 7 è un numero pesante. Solo Mondo Calcio è una delle sorprese dell'ultima edizione della YouTuber Steam, e poi grazie a me che l'ho creato, chiaramente sempre io mi metto sempre su questo piedistallo. E il gioco più giovane di tutti, più giovanissimo di tutti, è un po' cresciuto, e quindi la cosa forse potrebbe modificare un po' gli aspetti del gioco suo, però comunque sono molto felice. È comunque un esterno attacco o seconda punta, quella sarà la situazione in cui verrà messo. Numero 8, confermatissimo, sempre BB Channel, che era numero 8 anche scorso anno, la nostra mezzala sinistra di riferimento, visto che ha giocato spesso come mezzala sinistra, è un giocatore comunque che dà certezze, è stato uno dei migliori, sembra anche votato da voi, tra l'altro, nei video della passata stagione, Serie A, e quindi con i suoi 34 anni andrà ancora a prendere il posto di centrocampista centrale sinistro. Numero 9, confermato numero tutto quanto, Daniel Goglio Gobbo, che conosce tutti quanti, youtuber juventino,
che è la mia spalla per quanto riguarda il discorso virtuale del PS19, come nel 18. Seconda punta andrà quindi a ricoprire questo, visto che comunque il modulo di riferimento, dico già uno spoiler, sarà il 4-3-1-2 per il tipo di giocatore che ho. E quindi molto probabilmente vedete spesso me e lui alternate alla coppia di attaccanti sostituta, che sarà appunto solo Mondo Calcio, un'altra che vedremo dopo. Numero 10, il capitano. Delio Petrelli non può che essere solo il numero 10. Fascia da capitano e la maglia più pesante della squadra. Colui che ha fatto tripletta nella finale di Champions League della scorsa edizione, quest'anno potrebbe veramente darci delle sorprese, oltre al fatto che è diventato, e lo ripeto qua, papà per la quarta volta, quindi auguri a Delio. Trequartista, giocherà dietro le punte sostanzialmente, ma farà anche l'esterno destro. Quindi nel caso in cui dovessimo svoltare ad un attacco a tre, gli esterni ce li avremo già, che sarebbero appunto anche Daniel Guaglio Gobbo, soprattutto solo Mondo Calcio, e a destra soprattutto Delio. Numero 11, Neschio, trequartista. Numero pesante per lui, perché comunque l'11 e il 7 sono i numeri degli esterni, poi chiaramente come vedete gli esterni vengono utilizzati marginalmente a favore di un trequartista centrale, diciamo così, e andrà a fare sostanzialmente il vice di Delio, anche se comunque lui e un altro giocatore che vi menzionerò dopo saranno i jolly che andranno a modificare anche la situazione del modulo, ecco, più che altro. Quindi volessimo passare a un 4-2-3-1 avremo trequartisti, quindi si vedrà. Numero 12, una sorpresa, un cambio che ho fatto io, l'ho fatto io perché volevo farlo entrare in questa dinamica di mettere giocatori della lista, senza escludere nessuno, Mother Destroyer, che è stato fino allo scorso anno il nostro esterno, sinistro più o meno, di centrocampo, quest'anno ho voluto svoltare e metterlo come portiere, mi serviva un portiere, ho messo lui per non escluderlo, ma perché non era più funzionale a quello che era il gioco che volevo proporre per quanto riguarda insomma, il PES19 quest'anno. E quindi ho deciso di metterlo come portiere, come secondo portiere, perché sfrutta molto il fatto della fisicità. È alto, è bello, robusto, quindi alla fine andava benissimo come secondo di Giuseppe Zebrato, che non lo giocherà tutto, lo dico già da subito. Numero 13, e ne ho qua in ordine sempre numerico, Alfred, che prende il posto titolare da terzino destro, quindi lui sarà il terzino destro inamovibile, non dico inamovibile perché c'è il suo sostituto, che poi vedremo se l'abbiamo già visto, mi pare di no. Quindi in ogni caso andiamo a vedere con un terzino che scorso hanno giocato molto e lo conoscete sicuramente perché è un youtuber laziale. Numero 14, Andrea Mereu, che è il nostro tifoso del Cagliari, che non è di Cagliari però mi pare, e andrà a fare il vice di Alfred, ma con anche altri compiti, può giocare veramente dappertutto, in avanti, indietro, centrocampo e così via. Sarà molto duttile e sarà molto utile, tra l'altro, perché potreste vederlo qua e là. Quindi molto contento di averlo riconfermato. Numero 15, cambio di numero, ho fatto un 85-70, 15, che è Stefano Castelluccio, in arte Stefano Bianconero, che sarà il mio jolly di riferimento insieme a Neschio ed Elio, per questo che sarà un attacco un po' fantasia. Numero 16, io stesso, cioè il Marchese Bianconero, il 16 è confermato, un numero che spesso non viene mai scelto dagli altri, ma che io lo uso perché 16 è il numero della giornata del mio compleanno, 16 luglio sono nato, 92. E quindi chiaramente il 16 è un po' il numero di riferimento che uso sempre anche per le maglie a calcetto, queste cose qua. E quindi averlo anche sul gioco mi pare buono, comunque è meno mainstream perché tutti scelgono per l'attaccante il 9 o l'11 o il 7 o il 10, invece scelgo il 16 che non c'entra una ben amata minchia. Numero 17, a sorpresa, non è più Nino Jeffsy, ma è Peppone Colazzurro. Una lunga discussione su WhatsApp ha portato Nino Jeffsy a rinunciare al suo 17 fuori di un'altra maglia che vedrete dopo e a darla appunto a Peppone Colazzurro, unico tifoso del Napoli in questa rosa, che andrà a fare il sostituto dello stesso Nino. Quindi diciamo che ti cedo la maglia e mi fai giocare titolare, facciamo così. Numero 18, autentico, Leo Minà, che è sempre un piacere averlo, perché Leo Minà, come sapete, lo stimo molto, ha fatto anche la recensione sul suo ultimo CD che vi invito ad ascoltare e comprare quello che è. Leo Minà 18 nasce così e io lo ripropongo anche nel gioco. Lui è un mediano, può fare anche il difensore centrale, lo vedrete in quelle due posizioni là. Ed è uno cazzuto perché sono tanti chili, poco fiato, ma comunque farà valere il suo peso specifico, ecco, diciamo così. Numero 19, riconfermato Pablo Giallorosso, romanista, dovrebbe essere, se non erro, l'unico romanista. Ho fatto una selezione molto ampia, anche di esclusione, in base a certi criteri. Pablo Giallorosso è sempre stato molto attivo anche col discorso di YouTube Stima, commentarmi i video e così via, interagire sul gruppo WhatsApp. Ho deciso di confermarlo come mezzala sinistra, sarà il vice sostanzialmente di BB Channel, che è appunto il numero 8, che abbiamo già visto prima, ma potrà fare anche una cosa fondamentale, che è quella di poter fare anche l'esterno sinistro, per dare un po' una svolta al tutto il discorso. Numero 20, il mio vice, che me lo sono scelto io, che è Felix,
giovane youtuber juventino che farà la prima punta, un po' diverso da me perché è molto meno fisico per quanto riguarda l'altezza, però è sempre stato un buon rapace d'aria. Se guardate i gol che ha fatto nell'ultima edizione, appunto, li vedete un po' diversi, poco spettacolari ma sempre molto decisivi. Numero 21, il nostro Zizou, il nostro Andrea Pirlo, chiamatelo un po' come volete, che è l'angolo di Kinoshi, lo youtuber di questa lista qua, che mi pare sia quello più famoso di tutti, anche per numero di iscritti, mi pare di sì. Non vorrei sbagliarmi, non vorrei offendere nessuno, che è l'angolo di Kinoshi, che conoscete sicuramente, andrà a fare il nostro regista. 21 come Pirlo. I capelli siamo lì anche, diciamo, però insomma la forza è un po' diversa. Numero 22, che cosa troviamo? Nino Jersey, che ha rinunciato al 17 per un numero che piace comunque a Nino, che è il 22, e andrà a fare il nostro, la nostra mezzala destra in questo 4-3-1-2 titolare. E infine numero 23 confermato come numero, perché lo scelse anche lo scorso anno, è appunto Fuori Rosa TV, che è il nostro difensore centrale titolare, è sempre stato titolare, e difficilmente è difficile toglierlo perché mi è venuto molto bene, devo dire la verità. Diciamo che è meglio il personaggio virtuale di quello originale, e su questo nessuno ha molti dubbi, nel caso in cui l'abbiate scrivetelo qui sotto, e andrà quindi a coprire la nostra posizione difensiva davanti al portiere con il numero 23 e con la speciale abilità che scorso anno non ho mai sfruttato quasi mai, di battere le punizioni da vicino. Dovrebbe essere il nostro Pjanic sostanzialmente, anche se ho dei dubbi sul fatto che io che possa veramente fare delle punizioni interessanti, perché non credo che sia in grado, ma era per dare un filo di lignanza a tutto. Ora che siamo alla fine di questa presentazione dei giocatori, vi dico chi è l'allenatore, virtualmente parlando, cioè li faccio io il favore. È Alberto Malesani, quindi condiamo tutto il discorso con un po' di sana ignoranza dopo aver giocato la scorsa edizione con Ciccio Graziani. Quindi adesso Malesani, visto che qualche tempo fa si lamentò che nessuno gli dava più lavoro, ecco, noi glielo diamo direttamente anche tra l'altro. Quindi questa è la cosa in più. La novità è anche lo stadio, ha cambiato lo stadio, non è più lo stadio della vita, che era quello stadio comunale un po' bruttino, un po' più grande, terrà qualche migliaia di posti in più, nulla di che, noi siamo sempre molto umili, non mi sono messo tipo al Bernabeu, ecco, diciamo così. E questa è un'altra novità, con qualche modifica, delle distrizioni, anche dei colori, del rosso che bianco, che sono due colori sociali, diciamo così. E infine la competizione che andrò a fare, almeno per la prima parte, e le novità legate a questa competizione. Andrò a fare una specie di Superlega, che è in realtà una Coppa Konami, non è altro che quella, in cui io scelgo 16 squadre, 4 gironi, le migliori per blasone, me le sono anche scritte da qualche parte, ma non sono sicuramente qua, qui non andrò a prendere il foglio, ma le vedrete anche, non mi spoilerò tutto, altrimenti finisce qui, e noi saremo in un girone e altre squadre che vedrete, le prime due passeranno, quarti di finale, semifinale, finale, terzo, quarto posto. Semplicissimo, è una Superlega. Quindi c'è questa continua lotta tra l'ignoranza, la nostalgia con Alberto Malesani in panchina e la Superlega, che è un po' l'anticalcio nostalgico, proprio l'evoluzione, l'esasperazione del business, del calcio, insomma queste cose qua. Quindi farò questa Superlega, che sarà quindi una cosa abbastanza corta, dovrebbe essere andarsi in finale chiaramente, tre partite gironi, quarti, semi, finale, terzo, quarto posto, sono sei partite, quindi comunque poco, perché comunque andrò a fare le due partite non andata e ritorno probabilmente, quindi anche forse andata e ritorno a posto di sesso 9, quindi 6 o 9 partite, adesso vedrò comunque come andranno le cose. In ogni caso andrò a fare questo massimo di partite, 9 partite, che è minore della Champions League che fece scorso anno di 13 partite, è minore dell'Europa League che ne ha ben 15, quindi no, imparo un pacchetto un po' più limitato, e dandovene un paio alla settimana, in un mese l'ho finito tutto il discorso, 5 settimane ho finito tutto il discorso, per dare qualcosa di compatto in modo che voi riuscite a seguire senza troppa fretta, perché comunque due settimane non sono tantissimi, ma senza neanche dimenticarvi quello che è successo la partita precedente. Ecco, questo mi pare una cosa abbastanza logica. Andrò a fare questo, ma la novità sarà una cosa che vorrò in qualche modo provare, è una prova, poi vediamo se avrò disponibilità da parte degli interessati, di non commentarle tutte io, ma far commentare la videocronaca, la telecronaca, come volete chiamarla, anche agli altri, i nomi che vi ho appena detto. Quindi chiederò a questi amici qua in qualche modo di fare la sua videocronaca sul video, che poi metterò sopra il video con la partita, in modo che riusciate anche a vedere, a sentire voci diverse, che potrebbe essere la cosa più carina e molto più stimolante anche per voi di vederla, senza sentire sempre la mia voce, che era un po' poche stufare, per quanto io sia un pirla quando faccio videocronache, visto che alterno un po' gli arabi, cose invento, tentativi di bestemmioni, però chiaramente magari mi piacerebbe sentire un Antonello, che è colpo gobbo, che in sardo parla così, mi fa la telecronaca così, sarebbe una cosa molto interessante, piuttosto che da un Danino, perché è già veneto come me, o piuttosto che, non so, uno che viene dal sud Italia, che ha una cadenza diversa e anche delle battute diverse, insomma, vedere un po' di
spaziale su questo discorso qua, a prescindere dalla disponibilità, altrimenti subentrerò io come è giusto che sia. Escludo totalmente Fabio Caressa, così vi tolgo questa paura, questo timore. Ringrazio tutti coloro che hanno dato ancora la disponibilità, o quelle disponibilità che mi sono anche preso io per alcuni di loro, ma credo che gli farà molto piacere, visto che comunque ho avuto la disponibilità lo scorso anno da parte loro direttamente. Mi dispiace per gli esclusi, ma chiaramente volevo fare un progetto più compatto, meno enorme, già che comunque perdo molto tempo a fare tutto quanto, cioè i miei tempi liberi li ho spesi per ricreare i giocatori, per creare, sistemare, fare i video così, quindi chiaramente c'è anche un lavoro dietro, per quanto poi mi diverta la cosa. Inizierà, quando ve lo dirò, nella pagina Facebook che invito a seguire YouTuber Steam, inizierà insomma con calma, in modo molto compatto, un mesetto di YouTuber Steam. E poi non escludo che ovviamente la cosa finisca qui, può essere che YouTuber Steam lo riproponga in altre vesti, in altre cose, come squadra, alternare, non so cosa, non so come, ma ho in progetto una cosa interessante, un progetto alternativo che vede PES sempre come protagonista, ma diverso per la composizione delle squadre con giocatori reali. C'è una cosa che sto fantasticando e spero di poter riuscire a fare, ma non vi dico nulla, altrimenti se vi spoilerò tutto non ha più senso neanche parlare. Ci vediamo al prossimo video, che sarà quel che sarà. Come sempre Forza Juve, c'è questo caso, sì l'ho detto, ma anche Forza Lazio, Napoli, non so, tutti quelli che sono qua, ma non volevo escludere nessuno, ma chiaramente il canale mio Forza Juve in questo caso. Al prossimo video, ciao!